Erano una decina di anni che non tornavo a Parma e mi sto chiedendo, in questa occasione veramente bellissima della laurea che l'Ateneo di Parma vuole darmi e riconoscermi, e la cosa avverrà oggi pomeriggio al Teatro Regio, mi chiedevo in queste poche ore che ho avuto girando nella pioggia quello che è cambiato e quello che è rimasto com'era. Io ho girato un film tutto qui, si chiama Prima della Rivoluzione ed è stato girato nel 64, insomma più o meno 50 anni fa. Ecco, la Parma di 50 anni fa è la Parma di oggi. La sensazione è quella di un cambiamento senza traumi. Forse mi sbaglio, forse i parmigiani che mi sentono parlare dicono di cosa sto parlando, ma e poi anche il ricordo del Teatro Regio, il ricordo di uno dei luoghi che Bruno Barilli riteneva essere pieni di genio fino al soffitto. Barilli parlava del melodramma, parlava di Verdi. Eppure io ancora forse sento gli echi di questo melodramma, sento come che vanno in proscenio il coro e anche il tenore, la soprano, il baritono, la contralto, si allontanano nel proscenio del Regio. Ah, bisognerebbe farli tornare in campo, in primo piano, bisognerebbe che questa amministrazione, che mi sembra molto viva, riflettesse un pochino sul destino di questo teatro, che è un teatro prezioso, prestigiosissimo. Bisognerebbe che il sindaco, che incontrerò tra poco, fosse sensibile a quello che è un discorso di alta cultura, di cultura nobile. E in questo senso mi pare che, insomma, se si riesce a far funzionare, a ridare vita a un teatro che vive proprio, il teatro respira con la gente che ci entra, non solo sul palco, ma soprattutto in platea. Ecco, ritrovare delle forze che forse per il momento sono ancora segrete per ridare vita alla cultura di questa città, soprattutto attraverso il Teatro Regio. E poi per il resto vi dirò la prossima volta, quando tornerò qui fra 10 anni, quello che ho pensato dei cambiamenti, diciamo, dell'orizzonte urbano. Mi ci vuole un pochino più di tempo.